Dallo splendore dell'antichità ad un bar fantascientifico. Per parlare con Massimiliano Tonelli, direttore di Gambero Rosso del futuro del bar, non potevamo che scegliere il mitico Drink On. Ciao Massimiliano, ben trovato. Ciao, buonasera. Ho il piacere e la fortuna di averti come ospite per parlare di un tema che insomma io sento molto vicino, ovvero l'approccio giornalistico a quello che è il mondo del bar. Fino a qualche anno fa magari nessuno se ne occupava, nessuno ne parlava in maniera seria. La testata che tu dirigi, Gambero Rosso, è stata forse la prima a parlare anche al consumatore, quindi non soltanto agli addetti ai lavori, di quello che stava succedendo nel mondo del bar. Ti va di raccontarci un po' questo percorso di avvicinamento della testata, magari quello che hai visto tu come evoluzione negli anni? Sì, questo è importante. Noi cerchiamo di parlare a un pubblico più ampio, non solo al pubblico degli addetti ai lavori e dei tecnici. Cerchiamo però di farlo in maniera professionalizzante, in maniera tecnica, quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti, che ci poniamo ogni volta che c'è un fenomeno che si muove e che in qualche maniera muove il mercato, fa crescere degli ambiti che fino a quel momento sono stati molto marginali, molto piccoli rispetto al mondo grande che può essere quello dei bar in generale, no? Comunque dell'oreca in generale, dell'ospitalità. Questo è un ambito, quello dei cocktail bar, della mixology, che è stato fino a qualche anno fa veramente molto molto di nicchia. E quando ci sono stati i primi movimenti che ci hanno insospettito in qualche maniera, abbiamo deciso di starci il più attenti possibile, no? Cercare di produrre contenuti, fare comunicazione su questo settore, accendere un po' un faro, vedere cosa succedeva anche all'estero, in Italia. Questo è l'approccio che abbiamo e cerchiamo di avercelo su tutti i media, no? Lo abbiamo fatto ovviamente in maniera molto intensa e ritmata sul nostro sito, lo abbiamo fatto più volte sul nostro giornale mensile cartaceo, fino ad arrivare al numero di ottobre del 2020, che è quello in corso, mentre giriamo, che si occupa proprio di questo, addirittura in copertina. Quindi piano piano abbiamo sempre introdotto più cose, è nata una rubrica ad esempio mensile sempre sul cartaceo, poi siamo arrivati a voler approfondire la cosa in copertina. L'abbiamo fatto addirittura sul nostro media, che è il più popolare di tutti, che è la TV su Sky, dove si parla da tanto tempo già di cocktail, si approfondisce il settore chiaramente con il linguaggio proprio della televisione, cercando di avere anche l'ambizione che è quella che fa parte dell'identità del Gambero, cioè di prendersi carico di dare giudizi, di essere agenzia di rating, quindi di dire qual è il migliore e quale non lo è. Questo l'abbiamo fatto ad esempio sulla nostra guida bar, dove c'è una selezione molto piccola di bar, di cocktail bar che giudichiamo i migliori, e poi di portare ai lettori il parere dei tecnici, dei specialisti del settore. Non possiamo chiaramente avere noi al nostro interno gli specialisti per ogni ambito ogni merceologia che trattiamo, però abbiamo, questo sì, la capacità di coinvolgerli ogni volta che ne parliamo e ogni volta che approfondiamo in verticale un settore, lo tagliamo, lo affettiamo, andiamo a fondo e andando a fondo cerchiamo di far intervenire i tecnici nella maniera più appropriata possibile. Questo ad esempio abbiamo fatto in questo grande servizio che poi si è meritato la copertina sul giornale, cercando di avere più firme possibile.